sono diventato prete nel 56, dopo 20 anni che ho fatto il parroco, mi sono sposato in comune e ho dovuto abbandonare il sacerdozio. Sua moglie l'ha conosciuta prima di spretarsi? Sì, l'ho conosciuta quando ero parroco e lei era una mia parrocchiana. E qualcosa si è interrotto in lei rispetto al suo rapporto con la Chiesa a quel punto? Sì, ero già molto critico, no, contro la Chiesa, specialmente a motivo della legge del celibato, che è una legge che va contro al diritto divino. Perché? Perché sposarsi è un diritto sacrosanto di tutti. Cosa c'entra il diritto divino? La legge ecclesiastica del celibato va contro al progetto divino della creazione, perché Dio ha creato l'uomo e la donna. Quindi lo sposarsi è un diritto naturale, chiamiamolo divino. Per lei non è stata traumatica la decisione di lasciare la Chiesa a quel punto? No, perché la volontà di stare con una donna era molto più forte. È stato un motivo di rimpianto per lei non essere rimasto un prete? Sì, perché per diventare prete ho studiato 12 anni, quindi è sempre stato un mio ideale e mi piaceva dir messa, avevo un contatto particolare con la gente, mi è sempre piaciuta la teologia. Solo per il motivo del celibato era contro la Chiesa o c'erano anche altri motivi di attrito? Beh, anche altri motivi, perché questo tipo gerarchico della Chiesa, dove ci sono i capi, i capetti, i capoccia, no? C'è tutta una linea gerarchica che non è evangelica. Secondo il Vangelo noi siamo tutti fratelli. Sono sempre stato simpatizzante socialista. Secondo lei il fatto di non avere una relazione, di non poter avere relazioni con donne, ha delle implicazioni sulla sessualità dei sacerdoti? Impedire ai preti di sposarsi vuol dire impedire ai preti di essere uomini. Alla Chiesa fa comodo perché li tratta come soldatini, perché un prete sposato ha famiglia. E quindi, per esempio, se la Chiesa vuol punire un prete, non può spostarlo se ha famiglia. È più complicato. È più complicato. Crede ancora oggi lei in Dio? Certo. La mia fede in Dio è sempre stata molto profonda. Va ancora alla messa? No, alla messa non vado, perché in questo tipo di chiesa io non credo. Neanche nella chiesa di Papa Francesco? Neanche nella chiesa di Papa Francesco, pur avendo stima per Bergoglio, perché anche Bergoglio fa quello che può. La chiesa è una struttura così gerarchica, così ferrea, che anche un grande papa come può essere Bergoglio deve stare anche lui dentro i binari. Ratzinger è sempre stato un teologo molto conservatore, quindi da Ratzinger non c'è niente di buono da aspettarsi. Niente di buono, mentre da Papa Francesco forse lei dice. Da Papa Francesco si può avere qualche speranza, perché è un uomo più aperto.